Questa è la Gaeta che ci ha lasciato Casa Savoia e il fascismo durante l'ultima guerra. Ebbene, Gaeta dall'8 settembre del 1943 al 19 maggio del 1944 fu messa sotto assedio proprio da nazisti e fascisti. Furono minate le spiagge, le case, questo è il rione Piaia. Fu completamente distrutto, guardate, rimasero solo poche case e la chiesa di San Carlo là. Ebbene, tutti gli abitanti di questo rione poi furono costretti a un'emigrazione forzata, come altri abitanti della nostra città. I morti ammontarono a 1800, rastrellati dai fascisti e dai nazisti, mandati nei lager della Breda, a Roma, ad Auschwitz, a Birkenau. Ebbene, c'è qualcuno che ci dice: leggi di libri sul fascismo, li abbiamo letti, ma il libro più doloroso è questo. Come altre città furono saccheggiate, bombardate, rastrellate, migliaia e migliaia di italiani portati nei lager italiani e nazisti. Questo ci ha lasciato Casa Savoia e il fascismo nato a Milano, fatto condurre dalla massoneria ad un romagnolo. Forse quel romagnolo aveva buone intenzioni, ma poi ci ha lasciato l'Italia in macerie, con milioni di morti in Russia, in Jugoslavia, in Grecia, in Libia, in Eritrea, in Abissinia. E qualcuno ci dice: leggi di libri sul fascismo.